La sanità è un diritto, non un profitto. Questo è il tema della manifestazione studentesca della mattinata di oggi nel centro di Isernia. Oltre 1.000 i partecipanti al corteo. Il dottor Lucio Pastore, primario del pronto soccorso di Isernia, si è reso conto ed ha ammesso anzitutto che i problemi non sono pochi e non sono trascurabili. Sono scesi in piazza per difendere il loro diritto ad un'assistenza sanitaria decorosa e dignitosa agli studenti della provincia di Isernia. Una manifestazione per sensibilizzare la popolazione a difendere il diritto ad avere un'assistenza sanitaria garantita dalle strutture pubbliche e solo successivamente supportata dalle strutture convenzionate. Personale medico qualificato e assunto secondo criteri di merito anche negli istituti convenzionati. La presenza di servizi capillari sul territorio garantiti da medici assunti e non temporanei e reparti aperti e funzionanti. La sanità, come dice appunto la nostra Costituzione, è un nostro diritto e noi appunto oggi siamo qui per manifestare per una migliore gestione di quest'ultima. Speriamo veramente che questo sia soltanto l'inizio di un grande cambiamento nella nostra regione, quindi ecco, speriamo che i nostri sforzi oggi non siano stati vani. Cosa chiedete? Chiediamo sicuramente un maggiore supporto alla sanità pubblica rispetto a quella privata e al privato convenzionato, ecco, quindi alla riapertura e al potenziamento dei vari ospedali, nel nostro caso di Venafra, Agnone e Isernia. Tutte le scuole della provincia di Isernia sono qui a manifestare, ci sono anche dei rappresentanti di Venafro, di Agnone e di tutte e tre le scuole, i licei, gli istituti superiori di Isernia. Anche l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Isernia ha aderito alla manifestazione. Gli studenti hanno infatti espressamente richiesto un intervento del presidente Fernando Crudele. Sotto gli occhi di tutti la situazione sanitaria, non soltanto ospedaliera, ma proprio di tutta la sanità regionale, ma ancora di più quella della piccola provincia di Isernia. Non è attrattiva per i medici, i ragazzi hanno preso coscienza dopo un percorso fatto di tante riunioni all'interno degli istituti. Io spero che con oggi ci sia un risveglio della sensibilità e risveglio delle coscienze del cittadino che è qui e dei pazienti che qui vedo in numero veramente irrisorio. E praticamente ci hanno anestetizzato il cervello, praticamente tutto quello che succede ci passa sopra come un trattore e noi non diciamo assolutamente nulla. Speriamo che oggi sia un campanello d'allarme per chi deve prendere delle decisioni.